intervento di questa parte di discussione generale, che è il senatore Briziarelli, e ha 7 minuti. Grazie Presidente, anche per la pronuncia, perché non la prendete mai, invece lei è stato preciso. Ringrazio della parola in una discussione generale che è particolarmente importante, lo si dice sempre, ma questa volta è vero, nel merito e nel metodo. Nel merito ovviamente per l'importanza della legge di delegazione e nel quadro in cui viene approvata, ma anche nel metodo perché finalmente quest'Aula tornerà a votare gli emendamenti, voteremo un provvedimento senza la fiducia, dovrebbe essere la norma, è diventata l'eccezione, quindi a maggior ragione è importante, ringrazio i relatori per l'attenzione, che ci sia una discussione generale in cui si possa illustrare l'argomento e anche gli emendamenti che responsabilmente come Lega abbiamo presentato. Ora, quello che noi chiedevamo, e purtroppo non c'è stato, lo ricordava il collega Candiani, a una visione complessiva d'insieme. Tuttavia abbiamo cercato comunque di migliorare un testo e su questo abbiamo preso atto della disponibilità dei relatori. Come abbiamo detto più volte, valeva per il semplificazione, è valso ieri una discussione per le linee guida sul piano di rilancio e resilienza, c'è sempre qualcosa da aggiungere, lì siamo al limite perché abbiamo 38 pagine, una sull'ambiente, il parere della Commissione Ambiente lì sarà di 30 pagine, quasi quanto l'atto principale. Questo per dire che si può sempre migliorare e aggiungere qualcosa, e farò 3 esempi per quanto riguarda il provvedimento che andremo a votare. Uno all'articolo 5, uno all'articolo 6 e uno a quello che sarà l'articolo 22, visto il nuovo ordine nel testo che arriva in aula. Articolo 5, quello sull'energia da fonte rinnovabile, benissimo, ottimo, anzi dalla Commissione esce particolarmente modificato il testo base con molte aggiunte, si è pensato a tutto, a dove collocare i pannelli fotovoltaici, alla questione delle ex discariche, ne abbiamo parlato e anche come Lega abbiamo presentato su questi emendamenti, manca l'ultimo metro. Allora, perché non dare al governo l'indicazione di lavorare sul recupero di quelli che saranno comunque i rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche, sia quelli prima del 2014 che gli altri, coinvolgendo peraltro i sistemi collettivi, i consorzi in questo. Benissimo pensare all'ambiente, alle energie rinnovabili, ma se poi questo comunque produce dei rifiuti, non pensare anche a questo aspetto e non chiedere al governo di recepire la direttiva europea in questa direzione. In questo senso ce n'è una, è sicuramente una mancanza che c'è modo di colmare per avere anche l'ultimo metro e chiusa veramente quell'economia circolare e il ciclo dei rifiuti completamente. Altro esempio riguarda la plastica e l'articolo attualmente 22. E qui manca la visione e manca attualizzare un discorso, perché parlare di plastica monouso dopo il Covid non è la stessa cosa che parlarne prima, perché è la plastica che ci ha salvato. Io qui ho degli esempi, ho un bicchiere in plastica, è chiaro che se lo dovessi trovare in cima alle Dolomiti questo mi disturberebbe, ma lo stesso bicchiere l'abbiamo trovato sul comodino dell'ospedale piuttosto che sul treno, piuttosto che nella scuola, e questo ci ha salvato e ci sta salvando dai contagi. Quindi un attacco ideologico alla plastica come materiale è dannoso, oltre che assolutamente ingiustificato. E allora noi che cosa abbiamo chiesto all'articolo 22? Delle cose semplici, non ci sarebbe stato bisogno di chiederle se ci aveste detto bocciamo questi emendamenti, perché già il governo ci penserà, allora l'avremmo capito, ma chiedere che siano assicurate definizioni chiare al fine di delimitare correttamente il perimetro di applicazione delle misure, non ci dovrebbe essere bisogno di dirlo, soprattutto per i contenitori per alimenti. Dire che si debbano individuare dei meccanismi volti ad assicurare un passaggio graduale che consenta la riconversione è fondamentale, l'abbiamo fatto come Lega in parte nella manovra finanziaria approvata nel dicembre 2018, mi sembra fosse il comma 652 che proponemmo. Allora, perché dobbiamo essere sempre i primi della classe? Se ci sono dei tempi che l'Europa ci dà, perché non dobbiamo utilizzarli tutti? È inspiegabile. Prevedere dei meccanismi di compensazione ed eventuale incremento del costo che possa essere in qualche modo agevolato, questi costi che le aziende hanno. Si guarda l'Europa, una delle cose, uno dei pilastri che l'Europa aveva messo era quello di dire
pensate nella normativa, quando introducete qualcosa, al costo per l'azienda. Allora non ci dovrebbe essere bisogno, ma l'abbiamo scritto e non ce l'avete concesso. Abbiamo detto escludiamo dal campo d'applicazione ad esempio i contenitori per alimenti che siano superiori alla monoporzione, perché comunque è un vantaggio in un certo senso. Allora abbiamo dei contenitori che contengono più porzioni, magari evitano che uno compri 5 monoporzioni. Allora andiamo anche a considerare questo. E da ultimo avevamo chiesto, e l'ha ribadito il collega Candiani più volte, l'impegno che l'adeguamento della normativa vigente sia fatto evitando aggravi procedurali ed economici eccessivi per le aziende. Allora, queste cose sono pleonastiche, non ci dovrebbe essere nemmeno bisogno. Le abbiamo scritte e speriamo che voi possiate condividere, perché sennò non sarebbe il problema di aver bocciato un emendamento della Lega, ma di aver creato un problema al sistema paese. L'ultimo esempio lo lascio per un ordine del giorno. E a un ordine del giorno, perché so benissimo che è all'articolo 6 non si potrebbe inserire, è un po' una forzatura, l'abbiamo parlato, ci siamo confrontati col sottosegretario Agea, col presidente Coltorti, però è fondamentale che il governo su questo assuma un impegno. Riguarda gli ultraleggeri. A luglio, il 4 luglio del 2018 per la precisione, è stato approvato un regolamento a livello europeo che consente di considerare ultraleggeri i velivoli fino a 600 kg. È una cosa innovativa, fondamentale, soprattutto per l'Italia, che è un produttore a livello internazionale di primo ordine. Ebbene, è una facoltà per gli Stati, la Germania l'ha colta al volo, noi aspettiamo da un anno e mezzo. Allora l'impegno è al governo, e c'è una volontà unanime, credo sia politica che del tessuto economico, a recepire questa possibilità, perché passi che non seguiamo la fase ascendente ci abbiamo i danni, passi che addirittura ci imponiamo quello che non dovremmo, ma non cogliere quelle poche opportunità che l'Europa dà a tutti gli Stati e vedersi sorpassare da altri che sono più attenti, credo che sia una cosa che non possiamo assolutamente permetterci. Quindi speriamo che su questi punti che ho esaminato l'Aula e il Governo possano positivamente accogliere le nostre proposte. Grazie. La ringrazio.